Sì, cambiamo il piano della nostra discussione, vado più sul giudiziario che sul giuridico, quello che più mi compete. Nel 2009, dicevo, presentammo un'istanza insieme a Simona Ruffini, una criminologa, prima dei fatti di De Lupi del 2010, chiedendo la riapertura dell'indagine sull'omicidio Pasolini, proprio basandoci, chiedendo alla procura che effettuasse essenzialmente due attività. La prima, acquisire tutti gli atti relativi all'indagine, all'inchiesta fatta dal pubblico ministero Calia, proprio relativa alla morte di Enrico Mattei. Enrico Mattei ponendo quindi il collegamento, Calia aveva fatto un collegamento, per chi non lo sapesse, tra la morte di Enrico Mattei, la morte del giornalista dell'ora Mauro De Mauro che stava lavorando in un'inchiesta che il regista Rosi voleva fare un film sulla morte di Enrico Mattei per l'appunto. Stava lavorando in Sicilia raccogliendo prove tra Catania e Palermo e quindi anche sul personaggio che è stato citato, sul Bertotti in particolare, e la morte di Pasolini, che Calia indicava già nei propri atti dell'inchiesta, citando per l'appunto anche Petrolio e l'appunto scomparsa. L'altro filone investigativo invece riguardava l'effettuazione di quelle indagini biologiche. DNA, impronte digitali, che non erano mai state effettuate stranamente prima del 2009. Sarebbe bastato leggersi la sentenza di primo grado che l'ha emessa dal fratello di Aldo Moro, Carlo Alfredo Moro, del presidente del Tribunale per i minorenni, confrontarla con quella d'appello per rendersi immediatamente conto che una era logica e coerente e l'altra era del tutto sfornita di elementi concreti di riscontro. Tanto che leggendo le due sentenze io mi avvicinai al caso nel 2008 in modo del tutto largo, quindi come può fare un giurista che legge due sentenze, dissi: ma come ha fatto una corte d'appello a scrivere una sentenza del genere che in certi passaggi è del tutto irrazionale, contrasta anche col comune sentire? Ebbene, in quel processo di appello mancava anche la parte civile che si era ritirata nel processo di primo grado. La Procura della Repubblica di Roma, lo dico guardate con un certo disappunto, io ringrazio gli organizzatori di parlare nuovamente in una sede così prestigiosa anche dell'inchiesta, perché penso che per Paolo Pasolini si meriti veramente una parola di giustizia sulla sua morte anche a distanza di 42 anni. Sapete che abbiamo sfiorato l'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta, dico sfiorato perché dopo che l'onorevole Bolognesi, prima l'onorevole Serena Pellegrino di SEU e poi l'onorevole Paolo Bolognesi del PD avevano presentato questa commissione parlamentare d'inchiesta, si è arenata in commissione affari costituzionali non appena nominata la relatrice Celeste Costantino. E questo dico con grande rammarico perché era il 2015, avremmo avuto 2 anni di tempo per fare un'attività di indagine doverosa. Vi dico anche, ero in treno venendo qui questa mattina, ho riletto un articolo uscito sull'Espresso proprio che affrontava questa brillante iniziativa la quale stiamo affrontando oggi e mi sono rammaricato anche leggendo quell'articolo. Cioè, l'aspetto che vorrei sottolineare un po' è questa mancanza di informazione a 360 gradi, non è una polemica mirata ovviamente a chi ha redatto quell'articolo per carità. Ma la vicenda dell'omicidio per Paolo Pasolini è così articolata, così frastagliata, si è detto tanto il contrario di tutto, tanto che per riportarla veramente nei termini di una questione oggettiva e non passare poi per quelli che sono i cosiddetti, tra virgolette, complottisti, perché anche questo si è detto della mia figura, no? Essere il complottista di turno che vede la CIA, i servizi deviati e quant'altro sempre dietro agli omicidi eccellenti, mi occupo anche dell'omicidio di Aldo Moro. Francamente mi ha dato e mi dà molto fastidio. Che cosa volevo apportare a questo dibattito? Il dibattito sul petrolio. Allora, io, ma è una mia opinione personale e non rileva quindi molto nelle aule di giustizia i processi si fanno con le prove. Le prove le ho portate alla Procura della Repubblica perché sappiamo perfettamente che non si trattò di un omicidio sessuale oramai, ma di un diverso tipo di omicidio. Pino Pelosi non era solo quella sera, abbiamo riscontrato tre diversi DNA,
Non abbiamo riscontrato il DNA di Pino Pelosi, non è stato ancora fatto un riscontro su Pino Pelosi, perché all'indomani della morte di Pino Pelosi ho chiesto nuovamente alla Procura della Repubblica di accertare se le impronte, se il sangue trovato anche sui suoi effetti personali, sempre che siano suoi effetti personali, perché qui l'equivoco è molto semplice. O partiamo dal presupposto che tutto quello che ci è stato raccontato, detto e raccolto nell'inchiesta del 75 sia oro colato e quindi non vada messa in discussione, e allora la chiudiamo lì, prendiamo per buona la sentenza della Corte d'Appello, confermata poi in Cassazione. Ma se partiamo da un diverso presupposto, ovvero sia che ci sono troppe cose che non tornano nel racconto, e guardate, ce ne sono molte, io non mi metto qui perché ovviamente ci sono anche gli altri relatori e normalmente impiego un'ora e mezzo circa a ricostruire tutta la vicenda, e non è questo adesso il momento. Se partiamo dall'altro presupposto, occorrerebbe perlomeno accertare tutti gli elementi che non tornano, perché le tessere del puzzle vanno sistemate adeguatamente, e c'è modo e maniera attualmente, anche con le nuove tecniche scientifiche alle quali è arrivata la polizia giudiziaria, di arrivare a dare una parola di chiarezza, senza fare dietrologia, ma partendo chiaramente da chi ha eseguito l'omicidio, per poi risalire ovviamente al mandante e se ci sono dei moventi che potrebbero collocare l'omicidio Pasolini non in un omicidio sessuale, ovvero sia di un minorenne che reagisce a una tentata violenza sessuale nei confronti di un adulto, ma bensì in un omicidio a tutti i caratteri dell'omicidio politico. Vi dicevo del legame, ecco quello che vi ho portato. Sono andato a rivedere un po' nei miei faldoni e ho trovato un'istanza che presentava la Procura della Repubblica, il dottor Francesco Minisci, che ha portato avanti l'inchiesta per 5 anni, con risultati anche stupefacenti ed allarmanti, perché sono emersi collegamenti anche con l'allora nascente Banda della Magliana. Il 18 settembre del 2012 presentavo questa istanza. Che cosa facevo in pratica? Depositavo la sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Palermo nei confronti di Totò Riina. Sono 2.000 o 3.000 pagine, ora non ricordo esattamente, ma in quelle 2.000-3.000 pagine di questa sentenza, che parte con un prologo fantastico, perché se noi lo seguiamo, penso il nome con Di De Mauro, con quello di Pasolini, è veramente fa venire la pelle d'oca. Vi vorrei soltanto se ho tempo leggere alcuni passaggi dove si dice: ma l'omicidio De Mauro è un delitto politico, anche nel senso che alla genesi della deliberazione omicidiaria non è estranea, come si vedrà, una parte del mondo della politica e delle istituzioni. Mauro De Mauro si avvicina inesorabilmente alla sua fine quando, nella prima decade di agosto, inizia a puntare i cugini Salvo, potenti esattori di Salemi, in una solitaria e perigliosa indagine che minaccia di violare uno dei massimi santuari del potere in Sicilia, andando ad incrociarsi con l'inchiesta che stava conducendo in quegli stessi giorni sulla morte di Enrico Mattei, inchiesta scaturita da un lavoro commissionato dal regista Francesco Rosi, che nelle intenzioni del committente avrebbe dovuto, almeno in una prima fase, limitarsi alla raccolta di materiale utile alla sceneggiatura del film che progettava di realizzare sulla figura di Mattei. Ma quel lavoro prese la mano al giornalista, lo intricò, lo appassionò e lo condusse alla morte. È la Corte d'Assise di Palermo che scrive, quindi non è una costruzione fittizia, ma è basata su un'attività di indagine seria fatta all'interno di quella Corte. Fu quell'inchiesta e le conclusioni a cui De Mauro era giunto a fornire la causa più prossima che fece precipitare gli eventi. Ma fu solo la causa scatenante di una deliberazione omicidiaria che rimanda ad un movente più complesso e articolato, diverse essendo le forze e gli interessi che hanno concorso a farla lievitare. Il suo lavoro e le sue ultime indagini hanno suscitato e coagulato contro di lui un fronte vasto e variegato di ostilità, facenti capo a soggetti eterogenei, ben radicati nei circuiti criminali, ma anche in ambienti istituzionali. Diversi ma accomunati dall'obiettivo di far tacere per sempre una delle più note firme del giornalismo d'inchiesta, un giornalista scomodo perché non inquadrato in nessuna consorteria, che poteva anche scrivere articoli, magari sotto pseudonimo, senza firma, come pure accaduto. Pasolini scriveva sul Corriere della Sera, lo sapete meglio
di me a pagamento, ma mai a comando o contro le proprie convinzioni. Vi salto molte altre parti, che però vi vorrei tuttavia leggere, e vado al punto saliente. Il punto saliente è questo: scompaiono nella casa, come accade in un omicidio eccellente, nella casa di Mauro De Mauro scompaiono dei materiali. E cosa dice la Corte? Ma a ben vedere non è scomparso solo il copione per rosi, di prova del fatto che gli assassini hanno riposto particolare cura nell'impossessarsi preventivamente o nel far sparire tutto il materiale che De Mauro aveva raccolto sul caso Mattei, almeno per quanto poteva essere a loro conoscenza. Ed invero, insieme al copione predetto, sono scomparsi, e qui c'è tutta una serie di atti scomparsi, ma questo è quello che a me è stato ovviamente desterà, penso anche a voi, particolare attenzione. È poi scomparso il materiale che verosimilmente doveva essere contenuto in uno dei raccoglitori in cui era raccolto e ordinato lo sconfinato materiale giornalistico rinvenuto a casa De Mauro all'interno di un armadio, e precisamente il raccoglitore dal titolo Petrolio, che è stato rinvenuto praticamente vuoto. Conteneva solo varia corrispondenza con Gianfranco Cobo, direttore dell'agenzia giornalistica Radio Coro di Milano, quindi per quale sembra c'è anche un legame particolare con il mio. Secondo quanto indicato al punto 3 e foglio 23 del verbale di repertamento. Allora io dico, avvicinandomi oramai dal 2008 all'omicidio di Pierpaolo Pasolini, ci sono tantissime coincidenze. È una coincidenza che il testimone principale non fosse altro che il proprietario del bar dove la banda della Magliana di lì a pochi anni scambierà le armi con membri della polizia, armi custodite al Museo della Sanità e di cui l'unico ad avere le chiavi, uno dei pochi ad avere le chiavi, era appunto Massimo Carminati, che voi dovreste conoscere perché è stato uno dei principali protagonisti di Mafia Capitale, al quale ho chiesto proprio anche in quel processo apertamente di parlare sull'omicidio di Pierpaolo Pasolini, al che insomma altri coimputati in maniera molto colorita mi hanno detto: oh avvocato, ma che ci vuole che l'omicidio Pasolini, questo in termini romaneschi, che io mi esprimo male in romanesco, considerate le mie origini anche toscane. Quindi questo per dirvi, sarà una coincidenza che nel 1970 sparisce Mauro De Mauro per il Bara Bianca e dalla sua abitazione sparisce un faldone nel quale sul dorso c'è scritto Petrolio? Ci poteva essere scritto qualsiasi altra cosa, ci poteva essere scritto Mattei, ci poteva essere scritto qualsiasi altra parola, ma perché la parola petrolio? Perché Pasolini poi stava lavorando su petrolio proprio prima di essere ucciso? E perché poi quelle indicazioni su Mattei, su Cefis, sul fondatore, come risulta dall'appunto segreto del Sismi, della loggia massonica P2 come Eugenio Cefis, anche se ci sono anche qui delle divergenze? Ecco, io dico, tutto questo si meriterebbe, a mio sommesso avviso, un approfondimento non soltanto dal punto di vista di coloro i quali andarono ad agire e ad uccidere Pierpaolo Pasolini dal punto di vista materiale, ma anche dal punto di vista del movente che sottende all'omicidio di Pierpaolo Pasolini. Questo movente ancora non è stato indagato adeguatamente e la Procura della Repubblica ad oggi di Roma non ha dato una risposta su questo punto. Se non lo fa pure la Repubblica di Roma, io penso che il Parlamento lo debba fare, se non questo, il prossimo, quale sarà, però una parola di verità su questo omicidio penso che debba essere posta. Questo per la prima parte del chiarimento. Grazie. Paolo Di Stefano non può essere qui con noi per via di uno sciopero dei treni che gli ha impedito di scendere da Milano fino a Chiusa. Però mi permetto anche di ricordare un'altra cosa. Paolo Di Stefano, tra le bellissime pagine, i bellissimi articoli che ci dà dal Corriere della Sera, si occupò della pubblicazione di Petrolio, soprattutto il primo testo dedicato a questa parte diciamo più spinosa che era di Gianni De Lia, che venne pubblicato, se non vado errato, nell'estate del 2006-2005, e poi ritornò ovviamente a trattare della stessa vicenda quando il dottor Dell'Utri, che magari in questa sede possiamo evocare nella qualità di bibliofilo,
Spaventò dopo aver già parlato di diari di Mussolini, in cui sono arrivato, 8 esperti su 10 hanno decretato che si trattasse di un falso. Nel 2010, sempre nella stessa circostanza, cioè quella del Salone del Libro Antico di Milano, disse di essere stata avvicinata da qualcuno che avrebbe potuto dargli un capitolo ritenuto mancante. Questo lo dico semplicemente, un capitolo non è, sappiamo che Pasolini nel testo li chiamava appunti. Curiosamente, avendo consultato i dati lo scritti per i lavori di origine accademica, comunque effettivamente la cosa curiosa è che esistono varie pagine del latino scritto in cui abbiamo solo la titolazione e manca il testo. La cosa più curiosa però è che di questo capitolo noi abbiamo un rimando nella pagina successiva, cioè nella conto successivo, e questa è solo una di quelle tante coincidenze che la letteratura può dare, oppure potrebbe essere qualcos'altro. Parlavo di questo semplicemente perché il dottor Di Stefano nel suo articolo fece questa distinzione che forse ti è cara, nel senso di dire sì, allora saranno tutti contenti i complottisti quando non venne, gli anticomplottisti quando non venne fuori, e rimasero delusi invece i complottisti o quanti vengono invitati in questo modo perché non venne questo, come dire, questa parte ritenuta mancante, in qualche modo di cui sia un fantasma, non venne mostrata. Però il dottor Di Stefano riportò anche che negli ambienti accademici, ancora prima che un altro membro della famiglia, che è Guido Mazzon, ne parlasse, quindi in anni non sospetti, ancora negli anni 80, nell'ambiente accademico c'è la notizia del fatto che qualcosa comunque fosse stato sottratto. E allora, piuttosto di parlare di un furto, come viene ripetutamente detto, questi ambienti accademici parlavano piuttosto, scusate, di un sopralluogo. Su questo io posso dire una cosa, abbiamo parlato con l'avvocato Marazzita, che insieme a Calvi fu fra i difensori di parte civile dell'epoca, un avvocato, quindi appello a lei, sa bene che la riforma del codice penale venne fatta negli anni 80, nel 75 non era ancora previsto che gli avvocati fossero presenti durante una perquisizione. Ovviamente questo non vuole insinuare niente, ma è soltanto una sorta di chiarimento, forse un tassello in più. Quando noi leggiamo Petrolio, leggiamo qua, almeno se bisogna continuare su questo filone di ciò che dovrebbe mancare, di ciò di cui abbiamo una traccia ma non abbiamo la sostanza, il capitolo 21, scusate, il punto 21, Lampi su Deni, appunto titola così, io ricorderai un'altra cosa molto curiosa, che Marcello De Lutri ha sempre parlato di Lampi su Deni. Se mai questo genere di distinguo possa avere un qualche valore ai fini delle riflessioni che stiamo sviluppando. Successivamente invece sappiamo dall'appunto 22 che Pasolini ci dice chiaramente chi vuole, e cito, spero memoria e bene, chi vuole rifrescarsi la memoria sul passato partigiano di Aldo Troia, ancora una volta faccio una gentilezza, e vada a vedere quello che ho scritto nell'appunto 21. Allora è su questo che... Ah sì, per quanto riguarda le imprese antifasciste ineccepibili e rispettabili, malgrado il misto della formazione partigiana guidata da Boncori, ne ho già fatto cenno nel paragrafo intitolato Lampe sul Leni, ed adesso rimanda a chi volesse rinfrescarsi la memoria, così non posso essermi sbagliato. E allora ne approfitto per chiedere a uno degli autori, dei due autori, insieme a Carla Benedetti, di Croce e Basta, cosa potrebbe essere. Qui stiamo parlando, non dico lo stesso degli angeli, ma quasi, ma se si evoca il passato partigiano di qualcuno come Eugenio Cefis, su cui anche in Razza Padrona, di cui non c'è nessun sospetto di dilazioni gratuite, Razza Padrona parla del fatto che Cefis fu ricattato a cavallo di questo passaggio da un'azienda pubblica a lei, alla Montedison, un'azienda privata, qualcosa che venne avvertito nel mondo del capitalismo di allora come il passaggio del Rubicone, cioè un atto intollerabile. E cosa poteva esserci nel passato di quest'uomo che noi, se mi permette solo di anticipare a qualche punto, noi sappiamo essere friulano come per Paolo Pasolini, nato a Cividale nel 1921, Pasolini nascerà a Casarsa delle Delizie nel 1922, però in realtà sappiamo che crebbe a Bergamo, nella provincia bergamasca, e che studiò da cadetta all'Accademia Militare, alla Regia Accademia di Modena, che al tempo acquista la nominazione, insieme a tutta una serie di compagni di studi che poi ricopriranno le cariche o le massime cariche
all'interno dei quadri delle nostre, come dire, del nostro esercito, ma anche dei nostri servizi, ad esempio. E poi si potrebbe andare avanti, diciamo che fece questa esperienza partigiana, probabilmente fu già all'epoca un agente del SIM, cioè servizio militare, informazione militare, ai tempi del fascismo, e successivamente lo troviamo a fianco di Mattei, ma siamo già alla fine degli anni 40, in questa esperienza incredibile che fu l'ENI, nel senso il fatto che l'Italia, essendo un paese che usciva dalla guerra, si dotasse comunque per un proprio una sorta di rinascimento industriale, di una fonte energetica, comunque di un approvvigionamento energetico indipendente da interessi altrui. Allora, scusate questo excursus, ma mi permetto di riformulare la domanda: cosa idealmente sappiamo e quindi cosa di queste attività, o meglio, di queste imprese ineccepibili poteva contenere o potrebbe contenere questo capitolo 21? Tra l'altro ricordo che sappiamo adesso una cosa che ci viene detta da Walter City, che sembra essere a casa del senatore Dell'Utri piuttosto che nelle mani del fantomatico venditore di cui abbiamo finora letto e sentito parlare. Non sappiamo se il capitolo 21 è stato scritto. Sì, nel caso fosse stato scritto e non è più tra le carte di Pasolini, dunque si può supporre che sia stato, appunto, così, una mano complice può averlo, appunto, prelevato. Ma anche questo non possiamo saperlo. Di certo sappiamo ciò che disse Dario Bellezza. Lo racconta nel Poeta assassinato, uscito postumo nel 1996, laddove il poeta segretario negli ultimi tempi di Pasolini fa riferimento a ciò che gli disse per l'appunto Pierpaolo, cioè che lui aveva ricevuto un dossier su un notabile democristiano. Bellezza gli dice: beh, sì, d'accordo, ma cosa intendi farne? Non mi presta questi giochi. Questo è un dato di fatto. Altro dato di fatto è che questo dossier, la conversazione avviene pochi giorni prima della morte di Pasolini, questo dossier non sta più tra le carte di Pasolini, almeno quelle conservate al PSU. Ecco, quindi non sappiamo se Rambi sul legno è stato scritto, non sappiamo se è stato scritto, non sappiamo quali possono essere i contenuti. Abbiamo il rimando interno citato da Riccardo Antoniani, però il discorso potrebbe anche chiudersi qui. Se non che, trattandosi del passato partigiano di Eugenio Cefis, qualcosa di questo ufficiale del SIM prestato alla guerra partigiana, qualcosa è dato sapere. Pasolini probabilmente ha letto ciò che nel tempo hanno scritto Bellini da un lato e Pisanò dall'altro. Bellini su un giornale che si chiama sul XX secolo, Pisanò, fascista Pisanò sul Candido, personaggi che essendo rappresentanti dei piccoli azionisti montedison avevano un certo interesse a prendere sul neo presidente Montedison, e dunque ogni tanto si adombravano, appunto, responsabilità da parte di Cefis all'epoca della guerra partigiana nella Val d'Ossola nella morte del comandante della divisione Valtoce. Eugenio Cefis era il vice comandante. Stiamo parlando di una formazione autonoma di matrice cattolica, e prego distinguere la matrice cattolica con l'appartenenza alla Democrazia Cristiana, sono due cose distinte, sostanzialmente fedeli alla Badogliani, e di fatto a loro sarebbe molto piaciuto poter rispondere delle loro azioni al Ministero della Guerra, del governo del Sud. Siamo nel 1944.
subito dopo la fine della Repubblica della Valdossola, sta a cavallo tra il settembre e l'ottobre del 1944, Alfredo Di Dio muore, il comandante della divisione Valtoce muore in uno in quello che i due, come dire, coloro che premono su Cefis, ovvero Bellini e Pisanò, definiscono una morte assai sospetta. Cosa succede? Succede che Alfredo Di Dio viene ferito da una mitragliatrice tedesca, siamo intorno, mi pare, il 13 ottobre del 1944, nessuno va a soccorrerlo. Tenete conto che vorrei vedere come può essere possibile soccorrere una persona che sta puntata da una mitragliatrice in campo aperto, perché questa è la realtà. Alfredo Di Dio riesce a portarsi dietro la sua autovettura. Lì rimane per diverse ore e muore dissanguato. Ora, io non credo che siano da attribuire responsabilità rilevanti a Cefis per questo episodio, anche se ciò che può sapere Pasolini è per l'appunto scritto da Bellini e da Cefis. Certo è che ci sono episodi, secondo me, assai più rilevanti a riguardo, no? Che macchiano per certi versi il profilo partigiano di Cefis. Per inciso, Cefis è stato forse l'unico vero grande partigiano, cioè comandante militare cattolico della resistenza italiana. Tanto meno, scusate, e questo è il profilo che viene dato anche da Giorgio Bocca di un celebre microfono, sì. Quantomeno questo è il profilo che viene dato da Giorgio Bocca in un celebre libro sull'esperienza della Valdossola, insomma, parlando di uno dei momenti fondamentali della guerra di resistenza. Però questo, allora, parlando della Valdossola, i partigiani militaristi come Cefis e il partigiano Alberto e Alfredo Di Dio erano nettamente contrari alla forma costituzione di quella Repubblica Partigiana, perché la ritenevano non difendibile. Onestamente, ad onor del vero, era proprio così. La Repubblica dell'Ossola, al di là del mito e delle cose, bisogna pur dirlo, è stata costituita e conquistata praticamente senza combattere. No? I tedeschi in quel momento e i fascisti in quel momento erano, c'era giusto una guarnigione, no? Si dovettero ritirare, i partigiani avanzando occuparono l'area, la vallata, ecco, consapevoli tuttavia che del pericolo, perché siamo in una valle e dall'altro tu sei sottoposto ad esempio al filo dei mortai. E questa cosa qui fa sì che Cefis chieda a gran voce smobilitare, di tornare sui monti dopo aver preso armi e cani. Ecco, qui Cefis ha ben presente un'esperienza partigiana che lui ha conosciuto, ma dall'altra parte, quella di quando lui, per l'appunto ufficiale dell'esercito italiano, conosciuto nella provincia di Lubiana, quando per l'appunto si trovò a combattere da quelle parti. Quindi diciamo che Cefis era un abile guerrigliero, no? E dunque non intendeva affrontare a viso aperto il ritorno in forza sia dei tedeschi che dei fascisti, che avverrà di lì a poco. Di fatto, comunque, la componente politica per l'appunto diventa egemone, vince la posizione che vuole la Costituzione di questa Repubblica, i tedeschi ritornano in forza, c'è la morte del comandante Alfredo Di Dio, ma c'è anche un'altra morte che avverrà di lì a poco.
quella del maggiore americano William Holohan. William Holohan è il comandante della missione alleata dell'OSS, SI, cioè Secret Intelligence americana, Mongustin Chrysler. Sono due missioni che all'ultimo momento vengono fuse insieme per l'appunto con l'intento di, come dire, queste missioni qui avevano quale scopo? Quello di perfezionare i contatti radio e foraggiare, finanziare le formazioni partigiane. Le due missioni, dicevo, vengono fuse all'ultimo momento e questo a quanto pare ha generato non pochi malumori all'interno degli stessi americani. Sono tre questi, sono per l'appunto il maggiore Holohan, il tenente Sergio Picardi, italo-americano, e il sergente Carlo Dolce. Maggiore Holohan muore il 6 dicembre del 1944, in circostanze poi chiarite in sede processuale, perché per l'appunto anni dopo verrà ritrovato il suo cadavere in fondo al lago d'Orta, e tre partigiani di Cefis verranno coinvolti, due in quanto rei confessi. Cioè in pratica due partigiani di Cefis confessarono di aver partecipato, di aver contribuito all'uccisione del maggiore Holohan. Sono per l'appunto Giuseppe Manini e Gualtiero Tozzini. Ce n'è un altro di partigiani, un terzo, su cui non basterebbe una serata per raccontarne le gesta, Aminta Migliari. Aminta Migliari è sostanzialmente colui che ha organizzato nel tempo una sorta di rete di intelligence partigiana in tutto il nord Italia. In quel momento lui è il vice di Cefis e ha l'incarico di tutelare, di proteggere la missione alleata paracadutata qualche settimana prima. La proteggono proprio molto bene, di fatto le cose, come ho detto, sono andate a questo modo, e uno dirà, ma perché l'hanno ammazzato? L'esito del l'esito processuale dice che è tutta colpa di Icardi, la persona che materialmente uccide il maggiore è il sergente Carlo Dolce, che tira a sorte l'oneroso compito con Icardi, no? Ma lo stratega, colui che vuole la morte del maggiore, è per l'appunto Icardi. Uno dice, beh, una faida interna dell'OSS, no? Ecco, non è del tutto così, c'è, come sempre circolano anche quattrini, si parla di $100,000 oltre a lingotti d'oro che ovviamente spariranno. E questo è uno degli episodi, se vogliamo, che possiamo ritenere oscuri, che riguardano la biografia di Cefis. Cefis non compare, non figura, ciò non di meno sono tre partigiani sottoposti al suo comando che per l'appunto contribuiscono all'eliminazione del maggiore. Ci sono, vado rapidamente ad elencare altri due episodi, l'uccisione di tali Romano Sacco e Arminda Poletti. Di questo episodio si sa poco. Leggendo, se questo piuttosto di complicare tutti gli interventi. No, ma dicevo, questi due li vorrei stringere. Sì, grazie. No, perché prima è importante, perché insomma, è anche bello da raccontare. Qui abbiamo due persone che vengono uccise, non si trova traccia da nessuna parte, perché non c'è documentazione che riguardi queste morte, se no un'informativa della questura di Novara del 1953. C'è però un episodio che racconta in un diario dei partigiani di Cefis, vengono arrestati, cioè, sempre durante la ritirata dalla Val d'Ossola verso la Svizzera, che appunto vengono fermati 23 paracadutisti della Folgore, due di questi, viene subito ucciso il capitano, il comandante di questo gruppo di repubblichini. Tra i componenti di questo gruppo c'è anche un'ausiliaria, infermiera, ecco, che viene definita da Marchetti, uno dei partigiani che stanno insieme a Cefis, per l'appunto persona un po', come dire, una che cerca la bella morte, ma che bello dire per un ideale. Ultimo episodio
oscuro, quello dell'uccisione di un accompagnatore svizzero di due tecnici tedeschi che, muniti di radiogoniometro, stavano per l'appunto cercando di individuare appunto le radio alleate, quelle che poi erano in collegamento col comando SOSS di Siena. Ecco, questa persona, cioè, questi due tedeschi vengono accompagnati, sono accompagnati da uno svizzero che fa la loro da guida. Questa persona viene subito uccisa, viene processata sommariamente, e uccisa in un modo, e poi sepolta in un modo alquanto sbrigativo. Siccome non c'era tempo di fare una fossa orizzontale, la fanno verticale, ma non sufficientemente profonda, perché spuntano i piedi. Non sono convinto che queste siano esattamente le ineccepibili attività a cui riferiva eventualmente questo capitolo Cipriziano, però è interessante sapere che ci sia qualche punto. Su questo io volevo approfittare semplicemente per una confidenza, ho avuto modo più di una volta di incontrare Mario Pirani. Pirani lavorò all'ENI, fu anche, oltre ad essere uno dei più importanti figli di Repubblica. Scusate, Mario Pirani, che mi piacere di incontrare in più occasioni, lavorò all'ENI e poco prima di morire scrisse un bellissimo libro che titolo Poteva andare peggio, in cui ripercorre le proprie memorie. Intrattenendomi con lui, lo provai sempre a chiedermi ma come mai fu io che, vi ripeto, sono molto, non più molto giovani, ma sicuramente postumi a tutte queste vicende, come mai sulla figura di un capitano d'industria così importante come Fulgenio Ceccio si vi furono così tante difficoltà. Io imputai questa cosa magari all'educazione militare, all'educazione appunto del signor Rovattiano e così. Lui sosteneva in realtà che qualcosa avvenne sempre in questo periodo, per cui finché, diciamo, le spalle non erano sufficientemente coperte, l'immagine doveva assolutamente sparire. Ora Cefes di questo risponde dicendo: in nessuna grande industria americana voi trovate nominato l'amministratore delegato e tantomeno una foto, è la risposta che dava lui. Dall'altro lato lo stesso Pirani ricordava che dovete salvare dal licenziamento sicuro più di un giornalista del Gatto Selvatico che commise l'errore di mettere non un ritratto ma anche una foto con il gruppo, con le linee manageriali dell'epoca dell'ENI, di cui ricordo lui fu il vice di Boldrini dopo la morte di Mattei. E quest'idea del vice, tanto per ripescare la memoria, essere sempre al secondo posto e dietro le linee, è uno dei caratteri importanti del ritratto che ne fa Pasolini nelle pagine di Petrolio. E ne approfitto, allora passo al nostro quadro. No, perdonami, non ho capito cosa dice Pirani concretamente sul passato partigiano. Ma non dice niente, allude semplicemente al fatto che comunque qualcosa poteva essere accaduto tale per cui invece di doversi, non si dovesse associare un nome vero e proprio, ma non un nome di battaglia, a qualcuno che forse qualcosa aveva commesso in quegli anni. Ma c'è una, come dire, una nota della Questura di Milano del 1957 in cui si fa accenno a un indebito arricchimento da parte di Cepifis, cioè senza però specificare la fonte di questi incrosi guadagni di cui qualcuno ha parlato. Invece, scusate, ho un problema chiaramente con il microfono. David Grieco, che è l'autore del film che abbiamo visto ieri, la sua seconda pellicola che lo vede dietro la telecamera, dà probabilmente della morte di Pasolini la versione più verosimile, quantomeno nella dinamica dei fatti, forse anche la più cruda, la più feroce. In quale modo ti sei appassionato a questa, e per quale motivo hai scelto proprio questo momento della vita di Pasolini? Ah, perché sono rimasto a quel momento, siamo rimasti in tanti a quel momento. Adesso non voglio stare a raccontare il mio rapporto con Pasolini, lungo c'è anche un libro che poi alla fine fondamentalmente racconta questo. Voglio stare qua, perché trovo che tra ieri e oggi qui sta succedendo qualcosa che aspettavamo tanti anni, qualcosa di abbastanza straordinario. Io devo dire, la penso, e poi dopo spiegherò anche quanto sono sconvolto da questo, la penso assolutamente come Baldanzini, sottoscrivo fino all'ultima parola di quella pronunciata, ma non è che mi sono spostato io, si è spostato lui a 360 gradi, nel senso che è stato uno dei principali oppositori e sfottitori dei complottisti, qui siamo complottisti, sappiatelo, dietro a questa scrivania ci sono dei complottisti.
improvvisamente me lo trovo tra le fila dei complottisti, è una pratica italiana notissima e comunque la saluto con gioia. Mi dispiace che non ci sia, perché mi sarebbe anche piaciuto molto parlarci. Quando tu gli hai chiesto se aveva visto la macchinazione, se tu gli avessi chiesto hai visto la Madonna, avrebbe dato la stessa risposta. È pure abbastanza curioso, il DVD del film esiste da un anno. Comunque lui è il biografo di Pierpaolo Pasolini ufficialmente, ma insomma in un certo senso è il curatore dei Meridiani. Sì, certo, infatti non Silvia, qui infatti poi parlo di Silvia, adesso sto parlando di Walter Siti perché Silvia non l'ho ancora sentita. Però insomma si rimane abbastanza di sasso, però mi fa molto piacere. E tra l'altro fra le tante cose che condivido è che poi alla fine l'esistenza sì o no e la sparizione sì o no dell'appunto 21 non è poi così importante. Tra l'altro avete appena ascoltato Giovanni Giovannetti, che sicuramente è in grado di scrivere l'appunto 21 molto meglio di Pasolini, perché ha fatto, è un anno che fa ricerche. Infatti io aspetto veramente con ansia questo suo libro che si preannuncia molto grosso e che è frutto di ricerche molto, ma molto accurate. Il punto è che non è sparito l'appunto 21, non sono sparite le foto di Petriani, che peraltro tutti conosciamo, sono state anche pubblicate in una veste editoriale piuttosto bella, non sono spariti i discorsi di Cefis, che tanto è vero troviamo nell'edizione di Froce e Basta di Giovanni Giovannetti e Carla Benedetti, che secondo me è il libro più importante che è stato scritto su Pasolini da quando è morto Pasolini, non quantomeno è quello che contiene l'intuizione più importante, non solo la contiene, ma ce l'ha in copertina, quel Frocio e Basta, fa impressione, fa talmente impressione che in un'intervista pochi mesi fa Bernardo Bertolucci disse a Carla Benedetti, che andò a intervistarlo, io questa cosa del Frocio in copertina non riesco a digerirla. Dicevo, mi sembrano tutti dettagli quasi di nessun interesse. È sparito Petrolio, cioè è sparito tutto il libro per 17 anni. Provate a immaginare se questo libro fosse uscito, come sarebbe dovuto uscire? Nel 66, nel 77, nel 78, in anni in cui tutto quello che raccontava Pasolini sulla strategia della tensione, c'è stata un'escalation della strategia della tensione, degli opposti estremismi nel 77, c'è stato il rapimento di Moro nel 78, se fosse uscito in quegli anni lì, io non dico che probabilmente alcuni degli episodi più spaventosi della storia di questo paese non si sarebbero verificati, non arrivo purtroppo a sperare questo perché non ce l'ho questa fiducia nel mio paese, però provate a immaginare quanta gente avrebbe capito con estrema immediatezza cose che noi in questi decenni andiamo ricostruendo come se stessimo parlando di Tutankhamen, delle piramidi. Pensate che fatica stiamo facendo, fatica che sarebbe stata infinitamente più lieve. Ma accanto a questo è stata, come ricordava l'avvocato Mancioni, è stata ritirata la parte civile, ritirata dalla famiglia, e questo ha reso possibile due sentenze che fanno a schiaffi l'una con l'altra, perché la sentenza del Tribunale dei Minori del fratello Alfredo Moro è una sentenza impeccabile, è una sentenza dove il fratello di Aldo Moro dice: non ci credo neanche per un attimo che Pelosi abbia ammazzato Pasolini, lì c'erano altri, gli ignoti, e probabilmente l'unico che non ha fisicamente partecipato alla morte di Pasolini è proprio Pelosi, che infatti si mette anche in dubbio che fosse lì addirittura. E che cosa succede dopo una parte civile importante rappresentata da Guido Calvi e da Nino Marazzita nel processo? Io scrissi la memoria culturale di questa parte civile, improvvisamente questa parte civile si dissolve. Io quando ci fu il processo d'appello lo seppi ormai
alle porte del processo, che la parte civile non c'era più e che la famiglia aveva deciso di fare un passo indietro. E questo passo indietro ha permesso una sentenza, ripeto, che fa schiaffi con la prima e che è inaudita, dove sembra che il processo d'appello venga celebrato soltanto per cancellare questi ignoti. Questo l'ha detto anche Guido Gambi in televisione, esattamente nel modo trasparente in cui lo dico, senza contare, come diceva prima Giovannetti, dove è finito questo dossier sul potente notabile democristiano che è, con ogni probabilità, guarda caso, Andreotti. Era fra le carte di Pasolini, ma c'erano tante altre cose fra le carte di Pasolini che non ci sono più. E come si spiega, è stato ricordato poc'anzi, che Moravia dia una definizione così sufficiente sul petrolio, non aggiunge niente di Pasolini? Come si spiega? Come si spiega che la fotocopia che Pasolini invia con una lettera a Moravia, la fotocopia del manoscritto del petrolio, l'ha appena detto sì, ah non ne so niente, conosco soltanto la lettera. Come si spiegano tutte queste cose? Purtroppo si spiegano con il fatto che Pierpaolo Pasolini, che è stato tradito da tanta gente, è stato tradito in primo luogo dentro casa, e in primo luogo con le persone a lui vicine, in primo luogo con i suoi migliori amici. E questo forse in qualche modo lo ha anche desiderato, perché appunto fa parte di questa immagine cristologica che lui ha dato di sé, che c'è, che è indubbia, che non... perché non è nella fantasia di Zigaina o di qualcun altro, ma lui testava sempre le persone e le ha testate ed è andato così. Però io, ripeto, sono felicissimo di essere qui e veramente do atto a questa università, ma soprattutto a Carla Benedetti, che ha fatto veramente un lavoro straordinario, del fatto che finalmente 42 anni dopo sento parlare di petrolio senza spaccare le parole in quattro, in cinque, in sei, ma sento parlare della contestualizzazione di petrolio, perché petrolio non esiste senza la sua contestualizzazione. E voglio anche ricordare che in quel periodo Pasolini fa tante cose insieme e, come direbbe Shakespeare, sono tutte della stessa stoffa. Salò, il film, lui non lo doveva fare lui, lo doveva fare Sergio Citti il film. Solo che Sergio Citti chiede a Pasolini di aiutarlo, perché Sergio Citti di fronte a Assad non sa bene, cioè non ha la cultura per impossessarsi di Assad. Paolo va ad aiutarlo due pomeriggi, c'è anche un ragazzo di bottega che scrive la sceneggiatura ed è Pupi Avati, e Pasolini ci pensa una notte, la mattina dopo dice: ho avuto un'idea. Poi la cosa parte dicendo: ci vuole un'idea, Sergio, perché tu possa appropriarti di questo testo, serve un'idea. Ma lui l'idea ce l'ha già, e infatti il giorno dopo arriva e l'idea è Salò, Sad. A quel punto Sergio Citti va in confusione totale e gli dice: no, non me la sti idea, perché questa idea veramente mi mette a tappeto, cioè già prima avevo delle difficoltà e quindi io questo film non posso fare. E Pasolini dice immediatamente: lo faccio io, Sergio, lo faccio io, e diciamo al produttore che ti dia un altro progetto. Ma Salò, petrolio, gli articoli del Corriere della Sera, il discorso che avrebbe dovuto tenere al congresso del Partito Radicale pochi giorni dopo la sua morte, sono fatti della stessa pasta. Come tutta la sua vita, i periodi della sua vita sono fatti della stessa pasta. Pasolini era un uomo che pensava 24 ore su 24, come sentivi il rumore della sua testa. Infatti io nel film ho messo una musica apposta, che è soltanto che non è esattamente una musica, si chiama Sound Design, e io ho chiesto a questo straordinario fonico francese che adesso lavora in America, gli ho detto: io voglio la musica della testa di Pasolini, perché Pasolini non stava fermo un attimo, e grazie a quello poi succedono cose come quella che Walter Siti ha appena evocato, la profezia della bomba alla stazione di Bologna, perché lui cancella a mano stazione termine e scrive stazione di Bologna, c'è appunto un attentato a questa stazione. Nessuna profezia,
Lui appunto, come dice nel romanzo delle stragi, lui mette le cose in collegamento tra loro, e l'Italicus, che era esploso non molto tempo prima, in realtà sarebbe dovuto esplodere alla stazione Bologna, e semplicemente Pasolini dice ci riproveranno ancora e ci riusciranno, cioè non è Nostradamus, è semplicemente una persona che, come diceva Siti, decide di rischiare, ma questo rischio è estremamente evidente e questo rischio tutti quanti hanno cercato poi di non vederlo, e improvvisamente sento che tutti quanti stiamo guardando la stessa cosa. E insomma mi fa da una parte una pressione positiva, dall'altra mi fa anche molta rabbia, ma veramente molta rabbia, perché appunto se Petrolio non fosse stato gestito in questo modo, e non parlo né di Walter Siti né di Silvia De Laude, ma parlo di Graziella Carcossi, parlo di Nicolandini, parlo della famiglia di Pasolini, e noi adesso non staremmo a dire questo, cioè non ci sarebbe nemmeno questo convegno probabilmente, e tutto sarebbe stato sviscerato molto prima, e forse anche con dei risultati molto più concreti, non soltanto sulla sua morte, ma forse sulla morte di tutti noi, perché poi di questo parlava Pasolini, avendo straordinariamente ragione e straordinariamente torto. Qui si è detto varie volte, c'è stato Hervé ha detto una cosa secondo me molto importante, quando dice certe volte mi sento davanti Pasolini, certe volte mi sento dietro Pasolini. No, effettivamente Pasolini era un istintivo, Pasolini ragionava sempre ad alta voce quando stava con persone di cui si fidava, e prendeva anche delle cantonate spaventose, però è proprio questo che lo rende ancora oggi una persona straordinaria. Come viatico, oltre a queste inchieste e controinchieste sulla morte di Pasolini che nominano il capitolo 21, mi sono riletta anche Il giudice e lo storico di Carlo Ginzburg del 91, che prosegue il discorso di spie e indaga, cito, le implicazioni metodologiche in senso lato politiche di quegli elementi diversi fra di loro che sono indizi, prove, testimonianze. L'esistenza di questo capitolo mancante di fatto riposa soltanto sulla testimonianza dell'Utri, di fatto pubblica, che è molto dubbia, perché io ho guardato su YouTube il video della conferenza stampa, che è molto sospetto, perché lui dice che sono 78 pagine. Tutte le edizioni di Petrolio dicono che il dattilo scritto, il testimone unico del romanzo, comprende 522 pagine. C'è un'intervista a Lorenzo Mondo del 15 gennaio del 75, in cui Pasolini dice sono arrivato a pagina 600, arriverò a 2000, e quindi lui ha fatto banalmente 2000 meno, cioè non capendo che se uno dice 2600 sta raccontando. No, ti voglio interrompere per aggiungerti una cosa, la prima intervista su Petrolio te la faccio io, molti mesi prima me l'ho data, e lui mi preannuncia 3000 pagine. Allora ha sparato, poi dopo si vede che si è fatto un po', navigava a vista. Poi in vista della mostra del libro ha chiesto a qualcuno cosa dico, e quel qualcuno ha guardato l'edizione in audio, il Meridiano, questo, e dice 78. Poi il giorno dopo dice l'ho appena visto e non so neanche cosa sono. Quindi di fatto l'unica... Non abbiamo né indizi né prove, perché... appunto il titolo c'è, testimonianza è quella, e appunto prima dice 3000, poi 78, poi io ho parlato con Enrico De Aglio all'epoca, perché lavoravo per Diario, e eravamo andati insieme a questa inaugurazione della mostra del libro, e lui ha detto me l'ha dato un cristiano, che sembra veramente il termine mafioso, cioè, era un avvertimento in vista forse delle sue cose processuali, non lo so, ma io proprio della testimonianza dell'Utri, e anche questo che ha contattato Walter alla stazione di Reggio Emilia mi lascia un pochino perplessa. Quindi ecco, oltretutto Lampi su Leni non è l'unico caso in cui ci sia nel dattilo scritto di Petrolio uno di quelli che Roncaglia chiamava titoli nudi, cioè titolo e spazio bianco, sono addirittura 10,
e uno è quello dell'appunto 1 Antefatti, in cui è anche esplicitata l'intenzione dell'autore, perché ci sono due file e mezzo di puntini e poi una nota al piede: questo romanzo non comincia. Poi ci sono 5 casi in cui c'è un titolo dattiloscritto seguito da appunti, tipo il 34 ter, fine del ricevimento, dice: alla fine del ricevimento riportare frase paziente schizofrenico Roheim citato da Brown. Ecco, Brown è il libro che era famosissimo negli anni 70, Corpo d'amore di Norman O'Brown, c'è la frase di un paziente schizofrenico di Roheim, che facciamo, ci mettiamo quella? No, naturalmente. Quello era per tornare al discorso di ieri, secondo me, sulla necessità di dare questi materiali che aiutano alla comprensione di Petrolio, però separati da quello che è il testo che è rimasto. Adesso con Siti ne abbiamo già parlato, ma poi ci sono altre anomalie, insomma ci sono degli appunti previsti nella numerazione che mancano nel dattilo scritto, ci sono in parte indice di incompiutezza, ma anche di una lacerazione, lacunosità voluta, che fa parte dello stesso progetto di cui ha parlato anche Giada stamattina. Pensava di presentare questo romanzo come un'edizione critica di un testo non finito, come una specie di rovina o lo scandaloso parto di un cadavere, cadavere suo stesso, per la quantità di rimosso politico e personale di cui è gonfio, ecco. E quindi io non parlerei neanche di un voltafaccia di Siti, devo dire, Davide, perché no, lui aveva parlato dell'appunto mancante, non si era mai parlato, Naldini è sempre stato decisamente ostile a qualunque altra ipotesi sulla morte di Pasolini, Siti no, soltanto quando gli avevano chiesto dei giornalisti un po' a bruciapelo cosa pensa lei dell'appunto 21 che non c'è più, lui ha detto c'è il titolo, è un romanzo pieno di lacune, non mi sembra che questo possa essere un movente, ma non è mai stato no, e poi si può anche in varie interviste si è sempre pronunciato con ironia di fronte a chi vedeva appunto. No, di fronte a queste cose. No, parlo in generale, non tanto di Petrolio, ma quanto di chi vedeva il momento politico nell'uccisione di Pasolini. Non direi, erano alcuni elementi usati da chi voleva parlare di un movente politico che poi non stavano in piedi e che paradossalmente diventano quasi controproducenti, perché se tu dici ecco, la prova è questa, no, quello non prova niente, facciamo delle cose più serie. Era un po' quello il discorso. Adesso mi spiace farmi interprete, no, ma dopo 20 anni di coabitazione e lavoro comune, credo di poter interpretare. Grazie mille, Silvia.